fatto che comunque sarà un Conte ter. No, io non sono per nulla sicuro, non convinto, sicuro che sarà un Conte ter, perché secondo me Fico soprattutto deve dovrà verificare se ci sono abbastanza poltrone per tutti, perché insomma oggi sono tutti i partiti della vecchia maggioranza sono andati da Mattarella a dire no, ma si può andare anche avanti come prima, no? Addirittura i 5 Stelle hanno detto esplicitamente che non hanno fatto cadere la pregiudiziale a tornare insieme a Renzi. Quindi vuol dire che il problema non era e non è politico, il problema è un altro, se ce lo spiegano. Ma quando un problema è inspiegabile, vuol dire, non dico che è indicibile, ma insomma che è imbarazzante dirlo. Fico in questi tre giorni deve verificare. E cosa è imbarazzante dire? Scusa Alessandro. Sacrificare... Cosa è imbarazzante dire? No, che parliamo di poltrone, cioè parliamo di Renzi che vuole il Ministero della Difesa, dell'Economia, di quell'altro che vuole il Ministero della Scuola, di quell'altro che vuole... Quando si apre una crisi di governo con rimpasto, scattano tutti gli appetiti, cioè c'è da rispartire tutto il potere e quindi la partita sarà lì, perché a sentire quelle che dicono i problemi politici non esistono più. Quindi non capisco perché 4 giorni per verificare cosa. Scusami Alessandro, non credo.